Una bella giornata di sole ha fatto da cornice a Flassenna la settimana dell'edizione della Festa della Neve che è stata organizzata dall'Unione Italiana Sport per Tutti. A me piace molto sciare, mi piace parecchio anche la neve, anche perché vengo qui per allenarmi e non stare sempre in casa ad annoiarmi, anche perché stare qui fuori è divertente, decisamente. Sci di fondo, sci alpinismo, ciaspole, tiro con l'arco e slittino. Le piste di Flassenna ospitano la settima edizione della Festa della Neve organizzata dalla WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Il senso di questa giornata è l'aggregazione attraverso lo sport sulla neve. Abbiamo qui, oltre ai bambini, lo Scifondo Eporedia, noi dello Sciclub Avvenire di Aosta, il Comitato Regionale Valle d'Aosta, abbiamo la cooperativa Pollicino e tutti insieme useremo la neve per fare delle attività fisiche all'altezza di tutte le persone. Quindi chi ne ha di più può far di più, chi ha un po' più difficoltà comunque avrà l'attività adatta a se stesso. Alla festa hanno partecipato adulti e ragazzi, una giornata all'insegna del divertimento, lo sport vissuto nel suo aspetto ludico, senza spirito di competizione. L'aspetto ludico è una cosa fondamentale sia nella vita che nello sport e noi come WISP abbiamo deciso di promuovere quanto più possibile l'aspetto ludico. Per questo motivo stiamo sperimentando la contaminazione tra sport diversi e questo è il motivo per cui oggi abbiamo portato il tiro con l'arco sulla neve. Un po' particolare, eh? Sì, questo qui, vedete se è riuscito a inquadrarlo, sono delle frecce che sono adatte per essere utilizzate in un contesto dove c'è molta gente perché sono state costruite per non essere pericolose.